FIA Formula 3 European Championship, nono round, siamo a Zandvoort, circuito decisamente tecnico, siamo con Raffaele Marcello che insomma ci pare decisamente contrariato. Perché Lello, raccontaci cosa è successo dalle libere alle qualifiche a queste prime due gare di questo sabato da dimenticare? Ma perché siamo lenti e c'è poco da dire, manca la performance e non riesco a trovare il grip necessario per andare forte e non capisco perché. È sicuramente un problema di setup, almeno a giudicare dal tuo rendimento in pista. Conosciamo ovviamente il tuo valore, ma puoi raccontarci un pochino cosa potrebbe succedere e soprattutto cosa potrebbe succedere domani in gara 3, dove sarai chiamato comunque a resistere agli attacchi del tuo rivale? Ma proverò a fare il massimo che posso e dal quinto spero comunque di recuperare una posizione al via, però dopo sicuramente vorrei una mano con la macchina, perché comunque ok che ho sbagliato la partenza, ho stallato, però in ogni caso stiamo già dietro dalla qualifica per via di problemi che non so se la macchina o io, ma non penso io, perché comunque non riesco a girare, nel momento sono sempre andato bene, perciò non capisco perché ci sono tutti questi problemi. Ecco, appunto, quinto tempo, settima posizione in griglia, non sono appunto i piazzamenti che ti spettano. A questo punto bisogna stringere i denti per cercare di recuperare quantomeno il più possibile, o quantomeno tamponare, per poi presentarsi a Vallelunga ovviamente per decidere il campionato. Ma il campionato si deciderà a Hockenheim ormai, anche per Vallelunga dobbiamo lavorare sicuramente, perché è simile a questa pista, perciò dobbiamo lavorare e cercare di migliorare la macchina, perché comunque il campionato lo voglio vincere, penso anche il team, e sicuramente anche il team, perciò dobbiamo fare di tutto per vincerlo, perché sono primo comunque della prima gara e non voglio perderlo.